Un caro saluto a voi tutti, cari amiche e cari amici che ci seguite a casa, ben trovati a Igea Revolution per una puntata dedicata all'organo di relazione più importante per noi tutti, la mano che tocca, la mano che accarezza, la mano che prega, la mano che cura, la mano che opera, la mano che vede, esattamente come la configurò Re Carlo II di Borbone nel 1764, quando pensò per il Collegio dei Chirurghi di Barcellona di ideare un logo, oggi lo chiameremo così, raffigurante una mano con al centro l'occhio e anche con un motto molto bello, manu qua auxilio quo, da questa mano questo aiuto. Quindi noi in studio oggi parleremo delle cose meravigliose che grazie alle mani, alle tecniche chirurgiche utilizzate dalle stesse e agli occhi che consentono di vedere bene, possono fare i chirurghi che fra poco vi presento. E poi abbiamo con noi in studio anche la dottoressa Beatrice Marinelli, responsabile dell'area medica di Torquati Assicurazioni, con lei poi faremo un certo discorso. Certo, il dottor Eric Francescangeli, responsabile servizio di laparoscopia ginecologica, Istituto Clinico Sant'Anna di Brescia, ovviamente specialista in ostetricia e ginecologia. E poi abbiamo il dottor Giovanni Brunelli, specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. Benvenuti a tutti. E dottor Brunelli, comincerei proprio da lei facendo un'osservazione che oggi la chirurgia plastica sicuramente è tra i rami della chirurgia la più richiesta, anche perché la chirurgia plastica ricostruttrice ed estetica, anche perché vuoi per migliorare nella bellezza, vuoi per far sì che dopo un intervento importante, anche perché no, di asportazione del tumore al seno, si voglia uscire dalla sala operatoria già con un seno rifatto, in modo da sentire meno il trauma dell'intervento, ecco che appunto, siete chirurghi tra i più richiesti. Penso che proprio per l'entità degli interventi che fate, un rapporto fiduciario medico-paziente sia di estrema fondamentale importanza. Volevo sapere dalla sua esperienza il suo parere. Sì, buongiorno a tutti. Beh, assolutamente il rapporto di fiducia fra medico e paziente è fondamentale, è diventato sempre più importante negli ultimi anni. Non è solo il medico che deve piacere al paziente, ma anche il paziente che deve piacere al medico. Diciamo che stiamo parlando di solito di rapporto di libera professione dove ci si sceglie liberamente. Questo è importante. Esattamente. Anche perché ci sono, secondo me, bisogna distinguere in questo caso due tipi di pazienti. Per esempio, il paziente che viene per la prima volta nel nostro studio, nel mio o quello di qualsiasi altro collega, che ha già magari visitato altri colleghi o che si è informato in internet e che arriva con delle verità, diciamo, precostituite già trovate in internet, che bisogna un pochino smontare. Quindi bisogna capire che cosa desidera il paziente, se possiamo dargli quello che desidera e anche come farlo secondo la nostra esperienza, secondo quello che è lo stato attuale delle cose, come, considerato come lo stato dell'arte della chirurgia e Certo, della di quello medicina. che avete a disposizione, per Esatto. esempio il cosiddetto lifting, che è iniziato da quanti anni, che è entrata come pratica chirurgica Da nell'estetica? tanti anni, adesso esattamente il Una primo lifting. trentina, Ah, credo, di beh, più. sì, se parliamo dei lifting moderni, sì, anche 40-50 Anche anni. Sono 40-50. stati studiati praticamente tutti i tipi possibili di lifting, da più superficiali a più profondi, a seconda anche delle scuole di pensiero: chi faceva il lifting solo cutaneo, chi fa il lifting anche muscolare, chi fa il lifting sotto periosteo. C'è stata un'evoluzione, diciamo, per esempio, che adesso, oggigiorno, il lifting frontale, per esempio, da quando c'è stato l'avvento del botulino, quindi degli ultimi 10-15 anni, praticamente non viene più fatto. E si tratta sostanzialmente della parte cervico-facciale, quindi la parte delle guance, del collo e anche del medio facciale, cioè dello zigomo, per ridare, volume alla parte più alta del viso, che è quella che con l'invecchiamento tende a Certo, scendere tende a verso il scendere, basso. la gravità. E la forza di gravità, che è uguale per tutti, Sì, una delle poche cose uguale uomini per e tutti. donne. Ma cos'è che le chiedono come? È vero che c'è anche il lifting della pausa mezzogiorno, voglio dire, un qualcosa di veloce, no? No, il Non è lifting a così. pausa pranzo non esiste, ci sono delle tecniche che sono definite così perché sono tecniche veloci, che di solito, diciamo, che hanno preso piede negli ultimi anni, che sono però a carico di solito con dei fili, che fanno dei fili di trazione che E possono dove passano? mimare Sotto sotto pelle, vengono la posizionati pelle. sotto pelle, ma
ricordiamoci che non hanno in realtà niente a che fare con i lifting. Cioè, un lifting prevede un'incisione, uno scollamento, un risollevamento dei tessuti, un'asportazione. Esatto, muscolare soprattutto. Muscolari, perché appunto questi fili dove si attaccano poi? Si attaccano nel tessuto adiposo, ecco, quindi hanno una tenuta relativamente debole, eccetera, eccetera. Quindi non sono, sono degli ausili che possono essere utilizzati anche dopo un lifting, magari per migliorare ulteriormente un risultato, ma in realtà il lifting della pausa pranzo... realtà il lifting della pausa pranzo posso dire che non esiste, cioè chi è che non si può far superare magari approfondiremo dopo, adesso grazie, passiamo al dottor Francescangeli, perché la tecnica laparoscopica, di questo vorrei parlare con lei oggi, ha sicuramente rivoluzionato il mondo della chirurgia tutta, ma quella poi ginecologica in un modo praticamente totale, non solo, ma ha rivoluzionato anche il mondo al femminile, perché quando si è, cioè quando si è operati in laparoscopia, la paziente esce in termini relativamente brevi e con risultati estetici migliori. Per cui poi c'è anche la laparoscopia mini-invasiva, la microinvasiva. Allora, che cosa però consentono, la laparoscopia consente di fare anche in queste versioni ancora più mini-invasive? Beh, la laparoscopia, come lei stessa ha già anticipato, è un intervento che insulta, impatta i tessuti nel minor modo possibile, considerando che il ginecologo lavora già in uno spazio molto ristretto. La laparoscopia tradizionale si avvale già di strumenti sottili, fini, delicati, che permettono comunque di muoversi come se si utilizzassero direttamente le mani. Però è questo, esatto. Inoltre la visione, la laparoscopia è magnificata. Cosa vuol dire? Che è come se noi vedessimo con un binocolo. Quindi esistono una serie di vantaggi, come una minor perdita di sangue durante l'intervento. Da dove si entra? Si entra dall'ombelico per l'ottica, cioè per è lo strumento che serve per vedere. E poi in base al tipo di intervento si possono fare altri 2 o 3 cessi laterali, sovrapubici. Quindi stava parlando di sangue? C'è una minor perdita di sangue. Questo che cosa comporta? Una minor ospedalizzazione, quindi la donna ha meno dolore post-operatorio, si muove prima, vengono a diminuire tutti quei rischi legati all'immobilità post-operatoria, come la trombosi venosa profonda, e la donna comunque riesce a tornare alla quotidianità, al proprio lavoro, in maniera più rapida. Quindi c'è una ripresa molto, molto più rapida. Su quali patologie soprattutto? Tutte in realtà, nel senso che attualmente, e questo poi dipende anche a discrezione della capacità dell'operatore, possono, la laparoscopia sia mini-invasiva che micro-invasiva può essere utilizzata per tutti i tipi di intervento, quindi l'asportazione dell'utero per esempio, per patologie benigne o maligne, quindi fibromi uterini, ispessimenti endometriali, l'endometrio è la parte più interna dell'utero, patologie tumorali che interessano il corpo dell'utero, quindi l'endometrio, o la cervice, il collo dell'utero, e sicuramente patologie sia benigne che tumorali a livello delle ovaie. Un altro aspetto molto importante è l'endometriosi, che è una patologia che attualmente interessa molto spesso ragazze giovani. Ne parleremo assolutamente, però praticamente viene ad occupare quasi tutta la chirurgia ginecologica. Quasi tutta, sì, dipende dall'esperienza dell'operatore, ma praticamente quasi tutta, anche addirittura gli interventi di prolasso possono essere fatti in laparoscopia, addirittura con la cosiddetta mini laparoscopia. Bene. Dottoressa, allora lei qui oggi è tra due giovani chirurghi che però hanno già una grande esperienza nei loro rispettivi settori, che però appartengono a delle categorie di chirurghi che sono tra quelle più chiamate a coprire degli risarcimenti, delle cause risarcitorie. Esatto, ecco. ci sono specializzazioni mediche e queste sono tra le maggiori, che hanno richieste di risarcimento danni da parte dei pazienti in modo più frequente e anche con importi di richieste di liquidazione più elevati, soprattutto in ginecologia, per esempio, non per interventi di tipo ginecologico di cui accennava il dottore, ma per esempio in caso di parto, perché lì i danni sono riferiti a due persone diverse, quindi gli importi si elevano notevolmente. Per quanto riguarda invece la chirurgia plastica, purtroppo le aspettative dei pazienti spesso non sono reali. Condivide? Anche per questo è importante il rapporto medico-paziente. Sì, questo è fondamentale, chiarire prima che cosa e poi avere un ottimo consenso informato personalizzato
perché è meglio averlo che, insomma, se non che ce non l'hai, hai già perso il partenza. Esatto. E quindi anche questo, quindi avere un buon rapporto con il paziente limita le richieste di risarcimento danni, ma non sempre purtroppo. I pazienti sono un po' più, diciamo così, non hanno più quella visione del medico come una volta, che era quasi visto come una casta intoccabile. Ora si è ribaltato il discorso, e io credo non ha ragione, dove invece il paziente vede il medico, la persona che in qualche modo, se succede qualcosa, sicuramente a lui ha sbagliato il medico. Esatto. Poi approfondiremo il discorso, certo. Adesso diamo spazio alla pubblicità. Ecco, dottor Brunelli, sicuramente anche il seno, non solo il volto, è un organo sul quale operate molto. Ed è anche un organo molto speciale per la donna, bisogna dire, quello che la rende donna e quella che, nella quale le esprime la sua femminilità al massimo. È quello che però può anche dare dei problemi, o perché è troppo piccolo o perché è troppo grande. Non parliamo assolutamente di tumore al seno, perché il discorso gli si allargherebbe moltissimo. Parliamo di estetica proprio. Ecco, quali sono, innanzitutto, che cosa le viene più richiesto? Di togliere la mastoplastica riduttiva o di aggiungere? E poi un po' di curiosità, qual è la taglia più richiesta? Qual è l'età in cui si richiede? Beh, allora, gli interventi possibili sul seno, parlando sempre di chirurgia estetica, non di ricostruttiva, sono sostanzialmente quattro, cioè la mastoplastica additiva, quindi l'aumento volumetrico, la mastoplastica riduttiva, che è il contrario, la riduzione di volume, la mastopessi, che è il sollevamento del seno, di un seno svuotato, e l'intervento più difficile in assoluto, che è la mastopessi associata alla protesi mammaria. Perché è più difficile? Perché è quello che vede due interventi che hanno un razionale completamente, certo, diverso. Uno che richiede di togliere pelle per sollevare il seno, e l'altro che richiede di mettere una protesi che ha bisogno di un aumento da cui la pelle si deve adattare. Due cose contrastanti che devono essere bilanciate, certo, e nel quale l'aspetto artistico del chirurgo è importante. L'intervento comunque più richiesto in assoluto è la mastoplastica additiva. Ecco, avete un limite d'età? Cioè, se vi viene la ragazzina di 18 anni, siete obbligati? Volete un consenso anche da parte dei genitori? No, cioè, vi basta sotto 18 i 18 anni non si può operare. Adesso è diventata una legge, ma diciamo che nessun chirurgo sano di mente operava pazienti minorenni. Però a 18 anni, se la paziente vuole, è libera di chiedere una mastoplastica additiva. Poi il compito del chirurgo plastico è quello, semmai, di trovare una controindicazione, nel senso che la motivazione in estetica è già un'indicazione. È un'indicazione. Assolutamente, se dà disagio. Esatto, disagio psicologico. Comunque la mastoplastica additiva è sicuramente uno degli interventi più richiesti in assoluto. Taglia? Ecco, riguardo la taglia, è la domanda che fanno tutte le pazienti, ed è molto difficile rispondere a questa domanda, perché la stessa protesi darà un risultato diverso su una ragazza alta 1,60 m rispetto a una ragazza alta 1,80 m con un torace più grande. Quindi non si può ragionevolmente promettere che ti farò una quarta coppa C, perché probabilmente non sarà proprio così. Sì, bisogna prendere delle misure ben precise nella o nelle visite preoperatorie, perché se ne fa più di una, e cercare di fare il risultato che sia più armonico possibile con il fisico della paziente. Ma non fate delle prove prima? Facciamo delle prove, ci sono dei programmi computerizzati con dei corpetti, con delle protesi di prova che possono essere messe prima dell'intervento, ovviamente, per valutare quale sarà più anche o meno la taglia. In una valutazione globale del tronco volume, proprio del esatto, volume. Esatto, si richiedono delle misurazioni molto lunghe e molto precise per poter, anche se adesso le protesi del giorno d'oggi sono di cosa protesi sono fatte oggi? In gel di silicone altamente coesivo, però hanno forme diverse, sostanzialmente sono ottonde, quindi sì, come ottonde, oppure anatomiche, quindi con tre dimensioni, per cui questo permette al chirurgo di agire, di avere uno spettro di azione, un campo di azione un pochino più ampio. Meglio. Di poter scegliere. E dove le ponete? Le vengono messe quasi sempre al di sotto del muscolo pettorale. Questo garantisce? Questo garantisce un risultato migliore, perché di solito, allora, chi chiede una mastoplastica additiva è un soggetto magro, perché se fosse già in carne ha già un seno abbastanza importante. Beh, poi ci sono anche quelle che lo vogliono proprio per strafare. Sì, ma diciamo che nella norma, se le misurazioni che si prendono, quindi se lo spessore cutaneo, soprattutto del polo superiore, non è sufficientemente
rappresentato, bisogna metterla sotto muscolo, altrimenti dopo qualche mese la protesi diventerà visibile ed è il risultato molto brutto. Assolutamente no. Ma le viene richiesto, per esempio, se io metto la protesi poi potrò allattare, oppure eventuali esami di diagnostica per immagini potranno essere fatti? Sì, cioè, è una domanda che fanno tutte le fanno pazienti. Tutte? Ecco, le fanno tutte? Allora, l'allattamento, la protesi non influisce sull'allattamento. In realtà potrebbe influire con un tipo di accesso particolare, che è quello periareolare, perché passando dall'areola bisogna quasi obbligatoriamente interrompere un pochino la ghiandola, e quindi potrebbero. Ma in generale si dice che se la donna è destinata ad avere latte ce l'avrà comunque. Riguardo agli esami, quindi l'ecografia, la mammografia, sicuramente possono essere eseguiti anche se richiedono qualche accortezza in più, e comunque abbiamo sempre una via di uscita importante, che è quella della risonanza magnetica, che in caso di dubbi ci risolve praticamente tutti i problemi. Grazie mille dottor Brunelli. Dottor Francescangeli, parliamo dell'endometrosi, che è una malattia importante, perché stava già accennandolo lei prima, colpisce le donne anche giovani, è una percentuale anche elevata, 10-15%, ed è una malattia che va diagnosticata presto. L'importanza della laparoscopia e di tutto il resto, ce ne parli? Certo, allora la laparoscopia coinvolge donne giovani, quindi la qualità della vita di queste donne viene condizionata negativamente, perché il dolore è il primo sintomo, quello più caratteristico, che poi si cronicizza e quindi ostacola la quotidianità. Spesso, se sono giovani studenti, non possono seguire lezioni, sono discontinui negli studi, e se sono lavoratrici sono discontinui nel lavoro. La laparoscopia sicuramente... Come si manifesta, mi scusi? È inizialmente con un dolore definito catameniale. Cosa vuol dire? Durante il ciclo mestruale. Col progredire della patologia diventa cronico, quindi la donna ogni giorno ha male. Quindi viene a voi perché ha dolore? Generalmente perché ha dolore, ecco. Sì. Una percentuale inferiore perché non riesce ad avere figli, e questo è il secondo aspetto che ci lega all'endometriosi, che è fondamentale. Sì. Perché ci sono delle evidenze per cui la presenza di endometriosi ostacola una normale procreazione in una coppia. Quindi stava spiegando cos'è. La laparoscopia sicuramente è il gold standard attualmente. Perché? Perché l'endometriosi è una patologia benigna e deve essere curata preservando l'anatomia, se la donna ovviamente desidera soprattutto figli. Quindi la laparoscopia, essendo mini-invasiva, garantisce una radicalità dell'intervento, creando meno insulto possibile a strutture che sono molto delicate, certo, e che devono essere integre per garantire una gravidanza, sicuro. E questo la laparoscopia lo consente. E questa è la laparoscopia, è l'unica tecnica che garantisce questi due risultati. Ma è mai capitato di seguire qualche donna che dopo essere stata operata? Sì, la settimana scorsa una paziente mi ha comunicato che il test di gravidanza era positivo. Bene. Allora, bello, queste sono soddisfazioni. Auguri, se vede questa trasmissione. Allora, vuole finire il suo discorso in base a quanto si diceva per chirurghi ad alto rischio, purtroppo? Diciamo che queste specializzazioni, poi questi medici con queste specializzazioni trovano poi difficoltà ad assicurarsi, a trovare compagnie solide, sicure, che garantiscano il rischio della responsabilità civile, soprattutto per chi ha avuto negli anni precedenti richieste di risarcimento danni. Noi della Torquati Assicurazioni cerchiamo di valutare tutte le richieste che a noi pervengono, abbiamo più compagnie a cui possiamo appoggiarci per risolvere il problema della copertura della responsabilità civile, e abbiamo garanzie specifiche per ogni specializzazione, sia che siano dipendenti che liberi professionisti, e per qualsiasi specializzazione, quindi anche se non sono attività chirurgiche ma si eseguono atti invasivi, per esempio è importante che nella polizza sia specificato che questo tipo di attività si svolge e che sia coperto. Continuiamo allora. Questa è la mano con l'occhio, appunto, quella disegnata, no, questo è un disegno di altra persona dopo secoli, però Carlo III, secondo di Borbone, l'aveva disegnato per i chirurghi di Barcellona. Due organi in uno, esattamente quello che voi mirate a tutelare nei chirurghi per incidenti sia in ambito lavorativo che fuori. Assolutamente sì, è una delle coperture assicurative più richieste dai medici, la polizza infortunio personale, che tuteli maggiormente mani e occhi, che sono gli strumenti indispensabili per poter lavorare. In che modo?
Noi appunto raccogliendo le richieste, perché ormai da anni seguiamo i medici, raccogliendo le richieste dei medici abbiamo proprio strutturato una polizza specifica ad hoc in cui prevediamo una supervalutazione di mani e occhi, quindi in caso di infortuni sia professionali che extra, quindi mi faccio male sia in ambito lavorativo ma anche nel tempo libero, nella vita privata, ho una copertura infortuni e che se riguardano mani e occhi viene liquidato il 100% del capitale previsto per l'invalidità permanente. E questo è molto importante perché le tradizionali coperture assicurative infortuni danno al massimo il 30, il 40% se io perdo la funzionalità o la perdita anatomica di due dita della mano. Ho 100.000 euro di invalidità permanente prevista in polizza, che è poco per un medico, ma per fare un esempio pratico, una copertura assicurativa generale mi dà al massimo 20.000 euro, ma io medico, non sono medico, i medici non rispondono, cioè non hanno soddisfazione a questo tipo di liquidazione, mentre invece noi diamo il 100% della somma assicurata per l'invalidità permanente e raggiungiamo elevate cifre fino a 650.000 euro ad assicurare la persona. Quindi vuol dire che in caso di infortunio importante, e soprattutto per questo che i medici ci chiedono questo tipo di copertura, perché le microinvalidità, il colpo di frusta non interessa, ma soprattutto appunto se riguardano mani e occhi, invece la vista e la manualità, allora qui abbiamo puntualizzato questo tipo di indennizzo particolare. Poi la polizza infortuni è molto più completa, prevede altre garanzie. Questa è specifica ed esclusiva per i medici. Bene, grazie mille dottoressa Marinelli. Spazio alla pubblicità. Allora, dottor Brunelli, in uno sguardo di insieme al corpo, abbiamo parlato del volto, abbiamo parlato del seno, parliamo anche dell'addome, perché l'addome anche questo può dare notevoli problemi, sia l'obesità sia dimagrimento, insomma questo ce lo dirà lei, e della liposuzione, del quale si è detto tanto, non so se si usa ancora come una volta e per altri motivi, se ce ne vuole parlare. Beh, sì, la liposuzione è sicuramente insieme alla mastoplastica additiva, alla rinoplastica e alla blefaroplastica uno degli interventi in assoluto più richiesti. Ancora oggi, sì. E ma è diventato meno pericoloso perché le prime erano... È diventato meno pericoloso perché le tecniche si sono affinate, le cannule hanno delle dimensioni minori, c'è tutti dei protocolli. E poi la curva d'apprendimento I protocolli sono un po' cambiati e soprattutto va fatta con delle indicazioni corrette, nel senso che la liposuzione è un intervento che non è un intervento per dimagrire, ma un intervento di rimodellamento corporeo, certo, che va ad agire sugli accumuli localizzati di grasso, così si chiamano, resistenti alla dieta e all'attività fisica. Anche chi fa tanto sport e segue una dieta corretta può avere degli accumuli che non sono sensibili a questi stimoli e che quindi devono essere aspirati. Ci sono dei limiti di sicurezza che sono intorno del materiale aspirato, fino ai 2 litri e mezzo di grasso, che non è poco comunque, e che definiscono un intervento come intervento ambulatoriale assolutamente, diciamo, sicuro. Parlando invece poi della può essere eseguita praticamente su tanti distretti corporei, partendo dal doppio mento per arrivare alle culotte, alla zona trocanterica, ai fianchi, all'addome. Esatto. E sull'addome bisogna valutare anche un attimino quella che è la elasticità cutanea, perché non sempre una liposuzione può essere la soluzione al problema, a volte bisogna passare all'addominoplastica, quindi l'asportazione anche della cute in eccesso. Comunque non è che siano tanto interventi facili, questo bisogna anche no, dirlo. No, sono interventi abbastanza complessi. L'addominoplastica è sicuramente un intervento complesso, esatto, importante, invasivo, che richiede un'ospedalizzazione sicuramente di almeno 1 o 2 notti, che ha dei rischi inerenti all'intervento abbastanza poco frequenti, ma comunque insomma possono essere importanti, per cui va programmato bene. Soprattutto poi per i grandi obesi, che non ci riguarda come argomento oggi, è ancora di più. Sì, i grandi obesi sono una parte importante al giorno d'oggi, perché la chirurgia bariatrica, cioè quella chirurgia del dimagrimento che fa il chirurgo generale, fa perdere anche decine di chili. Recentemente abbiamo operato una persona che aveva perso 140 chili, per cui con quantità di pelle veramente... abbondantissima da togliere. Sono interventi lunghi che lasciano delle cicatrici importanti, sono interventi rischiosi, nei quali in realtà l'estetica
no. È marginale, no, lì si tratta lì di dare assolutamente una, marginale. Di dare una qualità di vita la qualità al paziente. Di vita, sì, perché esatto. Lì si tratta di pesi che poi influiscono su tutto, sul cardiocircolatorio, a livello ormonale, tutto quanto. Assolutamente. Tanto è vero che è una chirurgia che è passata dal sistema sanitario perché non è, non è una necessariamente cosa di estetica. Comunque il rimodellamento del corpo, anche delle piccole, per esempio, anche i glutei, sì. Cioè non l'abbiamo nominato perché... Sì, quindi, sicuramente la liposcultura o liposessione è la stessa cosa, diciamo che è una scultura perché si va a scolpire un pochino ecco, il corpo. Soprattutto nell'America del Sud poi si fanno anche le protesi. Le protesi che sono un intervento particolare, addirittura uno degli interventi sconsigliati dalla Società Americana di Chirurgia Plastica perché possono dare dei risultati... pessimi da un punto di vista estetico, quindi magari è meglio fare qualcos'altro. Sì, insomma, poi... Si può fare ultimamente, negli ultimi anni, il trapianto di grasso è diventato una realtà, per ecco, esempio, per questo cosa? Grasso tanto odiato, che diventa un nostro prezioso alleato. Qualsiasi intervento che richieda un aumento di volume, adesso si usa moltissimo sul viso per ridare volume agli zigomi. Ma quanto dura? Il grasso che perché attecchisce... si pensa anche che venga metabolizzato velocemente. No, il grasso che attecchisce è permanente, cioè per tutta la vita. Diciamo che su una quantità, dicendo 100 grammi per fare un esempio sì, di e grasso... E da dove si prende? Dove c'è, sostanzialmente dall'addome o dall'interno coscia, o dove c'è un po' di grasso quindi, si può andarlo a prendere. Dicevamo, quindi quando si... Diciamo che su 100 grammi, per fare un esempio banale, di grasso che io vado a trapiantare, non ne resteranno sicuramente 100, ne può rimanere 70, 60, 50, ma quello però che quello attecchisce va. È lì. Però lo lavorate prima di... Sì, il grasso va aspirato, va lavato, va pulito, va a volte centrifugato, dipende dalla scuola di pensiero, e poi va reiniettato con delle cannuline molto sottili. Più piccola è la particella di grasso trapiantata e maggiore sarà la possibilità di attecchimento del grasso stesso. Ascolti, e il naso? Perché il naso penso che sia un po' una gioia e dolore per il chirurgo estetico plastico, perché... Beh, è importante. Il rinoplastico è un altro intervento molto richiesto. Molto richiesto, però lì ce la va dividiamo studiato con molto gli bene. Otorini e con i maxillofacciali, anche perché anche loro sono molto bravi in questo campo. Quindi ecco. Lì si tratta di correggere sia difetti di tipo estetico, la classica gobbettina o vabbè, o la punta e lì del si naso. Va facile. Sì, però... oppure difetti funzionali, tipo deviazioni del setto che possono dare grossi problemi respiratori, allora diventa un intervento molto più complicato, non è la parola giusta, però un pochino più invasivo. Complesso, invasivo. Beh, grazie per questa carrellata sul corpo umano, sulle sue fattezze e facciamo un po' di conti. Siamo in un periodo di crisi e la sanità ne soffre anch'essa. Io vorrei costo-beneficio, non solo però solo da un punto di vista sanitario, ma anche sociale, anche economico, chirurgia laparotomica, quindi aperta, versus chirurgia laparoscopica. Certo. Sicuramente, in sala operatoria la laparoscopia è più costosa perché si utilizzano degli strumenti sofisticati che hanno bisogno di una manutenzione. D'altro canto, il beneficio... Quanto dura? È più lungo? L'intervento? Sì. Dipende dalla manualità. In realtà anche lì dipende dalla manualità. Anche lì c'è una questione di apprendimento. Esatto. Quindi vabbè, D'altro canto però il ricovero è più che dimezzato rispetto alla laparotomia tradizionale, quindi i costi-benefici devono essere suddivisi, o meglio i costi, nella sala operatoria e nel reparto. Alla fine il beneficio che comunque ne ha la paziente, perché il beneficio è reale, teoricamente secondo me dovrebbe prevalere. Sicuramente le società che forniscono le sale operatorie degli strumenti ci stanno venendo incontro, certo. Questo è un discorso fondamentale perché appunto il periodo di crisi per tutti, però sicuramente la laparoscopia mini-invasiva e micro-invasiva è il futuro. È il futuro. Quindi bisogna sostenerla. Bene, bene. Assolutamente. Sì, sì, la sosteniamo anche dagli studi di Igea Revolution di Brescia.tv. Dottoressa, si sente a chiusura di dire qualcosa per quanto riguarda... il suo settore in questi casi?
Beh, allora un piccolo accenno a quello che noi siamo e che facciamo. Io sono responsabile dell'area medica di Torquati Assicurazioni, che da anni è specialista appunto soprattutto nelle coperture assicurative specifiche per i medici, dalla responsabilità civile, abbiamo accennato prima alla copertura personale per quanto riguarda l'infortunio, ma non solo. E quindi vi invitiamo a collegarci al nostro sito eventualmente per vedere appunto l'attività che noi svolgiamo e a visitarci eventualmente per conoscerci meglio. Bene, la ringrazio molto per aver partecipato alle nostre trasmissioni. Grazie al dottor Eric, vi chiamo per nome, grazie al dottor Giovanni. E io, cari amici, vi ringrazio per l'attenzione con la quale sono sicura avete seguito questa interessantissima trasmissione. Quindi vi do appuntamento alla settimana prossima.